ragazze, eccomi tornata con un nuovo video a tema fashion, perché oggi voglio condividere con voi i 10 capi barra accessori must have da avere assolutamente per questa primavera estate 2018. Quindi iniziamo subito, ma prima di iniziare mi raccomando, se ancora non siete iscritti al mio canale, iscrivetevi cliccando il tasto subscribe qui sotto e attivate anche il campanellino delle notifiche per non perdere tutti i prossimi video. Detto questo, iniziamo subito. Il primo capo must have che davvero sto adorando sono le salopette in tutti i colori, in tutte le forme, in tutti i tessuti, a partire da quella che ho addosso, che è una salopetta che ho acquistato da Sheinside, che vendono da Sheinside, e ho visto che vendono identica anche da Mango, però io consiglio di acquistarla da Sheinside perché la qualità è ottima e soprattutto la pagate molto di meno. In alternativa, come salopette, un altro acquisto sempre di Sheinside è questa che avete visto anche nelle mie foto che ho scattato a Londra, che è un colore che mi piace davvero molto. Anche questa sta bene. Se fa un po' più freddino, io a Londra l'avevo abbinata con un lupetto nero di lana, una calzamaglia 50 denari e dei mocassini. Ma finalmente, visto che sta arrivando la bella stagione, mi piace abbinarla con una maglia, una t-shirt bianca semplicissima e gambe nude e un paio di sneakers. Un altro must have secondo me da avere, e io davvero sono una fan in questo, sono i completi blazer più pantaloni. Io sapete che sono una grande fan dei blazer, in particolare sto cercando di puntare su dei completi, quindi il completo giacca e pantaloni, perché lo trovo abbinato assieme molto più elegante. Ho deciso di puntare su qualcosa di leggermente diverso, che sono i quadretti, o meglio i piede pull piccolissimi, e colgo l'occasione per farvi vedere un completo che ho acquistato da H&M di questa stagione, ed è appunto questa giacca blazer qui, bellissima, addosso sta davvero bene, e l'ho abbinata con i pantaloni proprio della stessa tipologia a sigaretta. La giacca costa 49,95 euro, mentre i pantaloni costano 24,95 euro. Quindi blazer e quadretti sono assolutamente super promossi per questa stagione. Arriviamo invece a un'altra fantasia, che sono le righe. Vi faccio vedere questo maglione tutto bianco e rosa, che è un rosa simile alla salopette che vi ho fatto vedere prima, ed è a righe. Le righe vanno sono sempre un evergreen, soprattutto per la primavera estate. Questo maglioncino è un maglioncino corto, quindi va leggermente a crop top largo, che è molto carino abbinato con dei jeans in maniera super sportiva, e soprattutto mi piacevano queste rigone molto larghe, e le rigone larghe stanno andando molto di moda questa stagione. Un'altra moda che sta davvero spopolando poi è il marsupio. Inizialmente lo guardavo un po' titubante, poi mi sono decisa ad acquistarne uno e ne ho ordinato uno su ASOS, che spero mi arriverà prestissimo, vi metto qui la foto. Quindi è una soluzione perfetta sia per stare in città ma anche per viaggiare, soprattutto ci sono delle versioni davvero, soprattutto su ASOS, super carine e graziose a prezzi contenuti. Un altro capo che davvero non può mancare nella vostra collezione di accessori, come vi anticipavo prima, sono le scarpe bianche, le sneakers. Sto davvero collezionando un sacco di scarpe sportive perché mi piacciono davvero tantissimo, un po' soprattutto quelle stile anni 90 che stanno un po' tornando, come queste scarpe qui che sono della New Balance, e hanno questa forma estremamente comoda, super sportiva, e per assurdo una scarpa così potrebbe stare bene anche abbinata con il blazer che vi ho fatto vedere prima, per andare a sdrammatizzare un look che apparentemente potrebbe sembrare un attimino più classico, un attimino più formale. Come non poter citare poi i colori pastello o colori sorbetto, a partire dal rosa chiaro, al giallo molto tenue, al color glicine che si sta vedendo tantissimo. Io infatti sto acquistando tantissime cose rosa, per esempio da Bershka ho acquistato questi pantaloni rosa, super sportivi, che venivano venduti anche con una cinturina nera abbinata. Un altro capo che sta davvero spopolando sono i kimono floreali, li ho visti davvero ovunque. In particolar modo mi piace tantissimo questo modello di Zara che vi metto qui, che viene 50 euro e sto per andare ad acquistarlo, ce l'ho visto l'altro giorno, ho detto mi sa che domani ripasso e lo acquisto e voglio condividerlo con le ragazze, perché secondo me è bellissimo abbinato con una t-shirt bianca e un paio di jeans da lavaggio medio e delle scarpe da ginnastica o anche dei mocassini. L'ho visto addosso a una ragazza per la città, per Milano, ho detto in effetti questo abbinamento è top, devo assolutamente condividerlo con la mia community di YouTube. Per concludere, avviandoci verso l'estate, ho fatto di recente una collaborazione con Zaful. Zaful ve la consiglio praticamente solo per i costumi, perché trovate dei costumi meravigliosi che sono
di qualità, esattamente come quelli che potreste acquistare secondo me da The Zenith piuttosto che H&M o Intimissimi. E mi sono arrivati tantissimi costumi e in particolar modo quest'estate, come anche l'anno scorso, però quest'estate ancora di più, andranno di moda i costumi a vita alta, un po' stile anni 50-60. Ne ho ordinati tantissimi e vi farò un video dedicato in cui ve li faccio vedere proprio indossati, come mi stanno, vi do tutti i consigli specifici sulle taglie, sulla spedizione, eccetera. Tipo c'è questo qui, azzurro, con la parte sopra abbinata, che è questa. Poi ho preso un colore un po' più acceso, quindi queste mutandine arancio con tutte le foglie di banano disegnate verdi e il top con tutti questi volan. Insomma, hanno dei costumi carinissimi e soprattutto proprio la vita alta nei costumi è qualcosa che andrà tantissimo di moda quest'estate 2018. Concludo poi con un ultimo accessorio che in realtà ho voluto inserire un po' all'ultimo perché mi è arrivato da poco e ecco, lo utilizzerò tantissimo questa primavera estate, la utilizzerò perché l'adoro, è fatta benissimo ed è questa borsa qui color cuoio con i dettagli dorati, ha anche la catenina, è una borsa di pelle, il sito si chiama It Bags e è un sito dove vendono tantissime borse così e anche di altri modelli, fatte benissimo, made in Italy e appunto c'è anche un codice sconto per voi se volete acquistare qualcosa sul sito e vi lascerò maggiori dettagli nell'info box. Questa mi piace tantissimo, è la dimensione perfetta sia da portare a mano che da portare a tracolla, è un colore che si abbina con tutto, che va benissimo per l'estate, per la primavera e volendo anche per l'inverno, e vi lascerò anche di questi link nell'info box. Ragazze, spero tantissimo che questo video vi sia stato utile, vi sia piaciuto e vi abbia tenuto compagnia. Se è così, lasciatemi un bel pollice in su e condividete questo video con le vostre amiche nei vostri canali social se volete consigliare loro qualche spunto per il loro shopping per la primavera estate 2018. Mi raccomando, se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi cliccando il tasto subscribe e vi aspetto anche sulla mia galleria di Instagram per vedere ovviamente tutti i miei look e rimanere sempre aggiornate con me e vedere quello che faccio day by day sulle mie Instagram story. Io vi mando un bacione grandissimo e noi ci vediamo prestissimo con il prossimo video. Ciao!